Con l'aula bunker del carcere Ucciardone sullo sfondo, sul palco del ricordo della strage di Capaci, il messaggio della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, arriva ai tanti ragazzi che rappresentano il presente della lotta alla mafia. Con il vostro instancabile impegno, proteggete e conservate la memoria di uomini e donne che con coraggio e libertà sono diventati simbolo della battaglia contro le mafie. Quest'anno le manifestazioni del 31° anniversario della morte di Giovanni Falcone sono dedicate anche alle vite che le bombe spezzarono l'anno dopo in continente e a tutte le vittime di mafia. In un anno anche importante della lotta alla mafia, per i risultati ottenuti, anche oggi è un'importante operazione che segna e insegna che lo Stato c'è, se la mafia ancora non è stata sconfitta, ma lo Stato c'è e quindi farà tutti i percorsi che gli sono possibili. È un giorno che ha un grande valore simbolico, nonostante il tempo trascorso, anzi proprio per il tempo trascorso, l'attenzione, la partecipazione alle cerimonie che non sono rituali stanchi, ma sono invece un modo per rinnovare l'impegno che i nostri morti hanno con grande rettitudine, con grande coraggio, profuso per tutta la loro stagione professionale, per tutta la loro vita. Anni di lotte e indagini, soprattutto in Sicilia, per cambiare la storia. Si combatte contro la mafia sotto il profilo dell'egemonia, direi, della parola unità. Unità delle forze sociali, unità del volontariato, unità dei giovani, molto presenti oggi i giovani che hanno impresso un cambiamento generazionale anche nella consapevolezza che la mafia è male e delinquenza va combattuta con una crescita delle coscienze che è avvenuta dopo le stragi.